Bentornati sul canale del Nambo e bentornati a Tomb Raider. Quest'oggi abbiamo una tomba opzionale da saccheggiare, mi pare che si chiamasse il Pozzo delle Lacrime o qualcosa del genere. Comunque, per il momento ancora continueremo a fregarcene di cercare tutti i collezionabili di questa baraccopoli, perché questo posto è un fottutissimo labirinto. E quindi ce lo terremo da parte fino a per quando avremo la mappa completa dell'area. Prima è veramente da masochisti. Intanto, come potete vedere, vi sto facendo vedere qual è la strada per arrivare alla tomba. Praticamente tenete il lato destro della città e andate sempre dritto fino a quando non arrivate qui dentro. E vediamo di tenere a bada un po' questi stronzi. Boom! Sì, vi sto uccidendo tutti. Quanto vorrei riuscire a colpirli in testa in questi casi. Ragazzi, avete finito? Dovete... La fortuna è che sembra che abbiamo munizioni infinite. Ok. Headshot. L'ho conclusa con una bella headshot comunque. Ok, adesso è questione di come cazzo mi libero. Probabilmente sparando qua. Prendiamo questi. Prendiamo un po' di munizioni e materiali dai corpi. Ragazzi, non siete in grado di battere una ragazza appesa a testa in giù. Dovreste vergognarvi. Che razza di soldati siete? Io immagino che siate dei soldati. Comunque, eccoci qua, all'ingresso della tomba. Qua, per l'esattezza. Vediamo un po' cosa ci aspetta quest'oggi. Io, come al solito, le tombe le sto affrontando totalmente alla cieca, quindi sono veramente curioso di vedere che tipo di puzzle ci ritroviamo ad affrontare stavolta. Tra l'altro, sto pensando che non ho ancora parlato della scena che abbiamo visto nell'ultimo video di Lara che... fucile automatico, grande. Di Lara che si cauterizza da sola la ferita. Probabilmente non ne ho ancora parlato perché penso che quella scena non sia meravigliosa come avrebbe potuto essere. Io credo che quella avrebbe dovuto essere una scena molto potente da un punto di vista di caratterizzazione del personaggio. Dammi qua, ok. Di caratterizzazione del personaggio. Solo che è stata fatta troppo leggera. Avrei voluto sentire probabilmente più urla da parte di Lara, un po' più di dramma. Magari invece di zoomare fuori dall'elicottero nel momento in cui... andiamo giù. Nel momento in cui si cauterizza la ferita, avrei preferito magari un primo piano sulla sua faccia, proprio per far vedere il dolore di quel momento. Quindi, non so, secondo me è una scena con potenziale inespresso, perché è stata diretta male da un punto di vista cinematografico. Il Pozzo delle Lacrime, infatti. Allora, vediamo un po' cos'è che dobbiamo fare quest'oggi qui. Abbiamo sempre a che fare con quelle specie di ascensori. Analizziamo un pochettino l'ambiente. Immagino che il nostro obiettivo sia di arrivare là sopra dall'altra parte. Queste credo che siano... non so se sono infiammabili o sono soltanto dei pesi. Ci posso arrivare fin lì? No. Posso aggrapparmi qui? No. Ok, allora io come penso che forse... ok, non sono nemmeno capace di lanciare una tanica. Probabilmente le devo usare come peso per far abbassare quell'ascensore. Vediamo. Più avanti, ragazza, più avanti. Ok. Sì, quasi sicuramente è questo. Mi sa che sarà un puzzle molto facile.
dobbiamo metterle tutte quante. Una volta che le avremo messe tutte, quello si abbasserà permettendoci di salire. Una volta che saremo sopra, eccola là. Le toglieremo tutte quante o soltanto un tot e andremo di sopra. Oh, qui ci sta un focolare oltretutto. Vediamo se posso migliorare un pochettino l'attrezzatura. Corda robusta. Cos'è sta corda robusta? Corda robusta aumenta la cadenza di fuoco dell'arco. Un meccanismo aumenta ulteriormente la cadenza di fuoco. Boh, ok. Perché no? Poi che altro abbiamo a disposizione? Strozzatura piena. Cos'è che faceva questo? Riduce la dispersione per una gittata maggiore. Ma non ci serve questa sul fucile per il momento. Possiamo tenerci materiali per qualcosa di meglio, mi sa. O forse no, perché è l'unico potenziamento che abbiamo a disposizione. Ok, così sia. Boh. Adesso, penso di aver fatto tutto quello che dovevo fare da qui. Possiamo salire qui sopra, togliamo sti cosi. Vediamo quanti ne devo togliere prima che ci alziamo. Tutti quanti. Ok. Però non ci alziamo lo stesso. Ok, mi sembrava troppo facile. Ok, devo fare così, quindi. Ok, ci voleva tempismo. Abbiamo capito. Questa tomba è stata veramente una cacata pazzesca da sbrogliare. A me continua a piangere il cuore a vedere tutte ste robe d'oro lasciate lì a marcire senza che. Poco male. Questa tomba qui è stata davvero davvero facile. Sono un po' deluso, sinceramente. Quell'altra tomba che abbiamo affrontato l'ultima volta con il puzzle che si basava sul vento era molto più intrigante, sia da un punto di vista grafico che da un punto di vista di difficoltà dell'enigma. Sono un pochettino deluso, sinceramente, da questa tomba qua. Ma in realtà mi stanno deludendo molto le tombe in generale in questo gioco, perché secondo me avrebbero dovuto avere molto più spazio, essere molto più grandi, molto più tutto. Avrebbero dovuto avere una parte molto maggiore all'interno di questo gioco. Avrebbero dovuto essere delle vere e proprie aree che si dovevano superare un puzzle dopo l'altro, non una minima stanza. Tutto qui ci sta un GPS. Un GPS, boh, prendiamolo, già che ci siamo capitati sopra. Tipo un'area grande quanto questa intera baraccopoli, che però è solamente una tomba in cui ci stanno diverse stanze da superare con degli enigmi. Questo sarebbe stato figo, questo sarebbe stato la Tomb Raider. Invece abbiamo delle tombe che sono delle stanze con dei puzzle di dubbia difficoltà, perché questo è stato veramente, veramente facile da superare. Comunque, questo è tutto per oggi, quindi nel prossimo video apriremo questo portone e procederemo nella baraccopoli. Nel frattempo, se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate e condividete. Se non siete iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, perché per ogni iscritto in più sarà come firmare una petizione per creare un altro Tomb Raider, però con delle tombe fighe. Quindi voi iscrivetevi. Nel frattempo io auguro a tutti quanti uno splendido proseguimento di giornata.